Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, bentornate nel canale Profumi da Locchi. Io sono Antonella e come vedete non mi trovo nella mia postazione solita in camera perché il mio compagno Riccardo soffre di insonnia, stanotte proprio non ha dormito neanche un'ora e ha lavorato, ha preferito lavorare e oggi l'ho mandato a fare un sonnellino fino alle 6. Quindi io mi sono messa qua sul divano. Messo un po' d'ordine nel mio computer, ho fatto un po' di cartelle differenti e vi devo parlare di una fragranza che mi è arrivata proprio stamattina. Era una fragranza che io conoscevo negli anni 80-90 perché è un vintage, però non lo conoscevo. Allora, l'anno scorso cosa è successo? Vi devo raccontare questo piccolissimo aneddoto che è proprio breve. Ero a una sagra di un paese proprio qua accanto che si chiama Bubbiano e ero con la mia amica Silvia, la cantante, quella che avete visto in 3 video fa. E lei era lì con i suoi genitori, con suo marito e i suoi bambini. C'era anche sua mamma, appunto, che si chiama Patrizia, e sua mamma portava per questo parco il più piccolino, che ha 2 anni e mezzo, è un ragazzino, un bambino bellissimo, biondo, sembra proprio il Gesù bambino, no? Un angioletto. Ecco, Riccardo si è svegliato. Pensavo che dormisse di più. Io Tu sei sempre parlando. sempre parlando, sto. Stavo raccontando, posso? Grazie. C'era questa signora Patrizia che stava portando a spasso appunto il nipotino e mi sono avvicinata un po' per coccolare il piccolo, un po' per parlare con lei e lei aveva addosso questo profumo. Buono. Proprio mi ricordava qualcosa di già sentito, ma non riuscivo a collocarlo dove, nei cassettini della mia mente, mi ricordava qualcosa che potessi avere, ma che non riuscivo a trovare. Allora, era la prima volta che la vedevo, non la conoscevo, però ho fatto la faccia di tollo e ho detto: senta, signora Patrizia, ma che profumo indossa di così buono? E lei mi ha detto: è un profumo che uso da tantissimi anni, è il Moschino Donna, che praticamente è questo qui. Allora, questo Moschino Donna mi ha acceso la famigerata lampadina nella testa perché nonostante io lo conoscessi, non l'avevo mai acquistato perché i profumi di Moschino purtroppo su di me, almeno i più recenti, quelli con Olivia, quella con Braccio di Ferro, l'Orso Chiotto, su di me non hanno molta presa, no? Non mi trasmettono nulla, ma questo qua, almeno su quella signora, proprio è stato un wow grosso come una casa perché le stava benissimo. Oltretutto era la metà di luglio, faceva caldissimo, ma questa fragranza che viene indicata per l'inverno sembrava fatta apposta per quella sera. Allora, niente, ho fatto passare un po' di tempo perché avendo appunto delle fragranze che mi sono ricordata a cosa assomiglia questo, è praticamente il fratellino di Must di Cartier e di Obsession di Calvin Klein. Quindi, snasandomi quelle e indossandole in questo periodo, ho aspettato a comprarlo, però ho visto che Casa del Profumo di San Marino, se non mi sbaglio, ce l'ha. Questo è un tester originalissimo. Casa del Profumo, prima che me lo chiediate, sì, è un'azienda affidabilissima, che ha sia tester che profumi scatolati, come si suol dire nel gergo, tutti originali. Io ho già fatto il controllo del batch code, questo è originalissimo. Questo è stato prodotto 2 anni fa, è buonissimo veramente. Per chi ama il genere di questi profumi aromatici, leggermente verdi, un po' mandorlati, quasi caramellosi, vanigliati e dolci, però non è assolutamente un gourmand. Nonostante sia un profumo da donna, secondo la mia modestissima opinione, non starebbe affatto male anche su un uomo, proprio perché ha queste note un po' discordanti fra loro che però si armonizzano meravigliosamente. Detto una frasona. Allora, vi vado a leggere le note su Fragrantica perché prima avevo già girato questo video e avevo già posizionato Fragrantica qui sul computer, ma uscendo dalla webcam, praticamente mi si è bloccato il video, non so perché, nonostante io non l'abbia bloccato. Comunque le vado a leggere come faccio sempre qui sul cellulare. Allora, il nome esatto è Moschino di Moschino da Donna. Gli accordi principali sono speziato fresco, aromatico, speziato caldo, floreale, legnoso, balsamico, verde, talcato, ambrato e dolce, quindi di tutto e di più.
Per questa fragranza che viene indicata appunto invernale, ma io lo trovo perfetto anche per questo periodo e per l'estate, proprio perché ha dentro queste note verdi così aromatiche e balsamiche. Comunque, in sostanza quello, la fragranza è questa. Allora, andiamo a leggere qualcosa. Moschino di Moschino da donna è una fragranza del gruppo Ambrato da donna, però io ripeto, su un uomo secondo me farebbe la sua bella figura, non lo trovo proprio iperfemminile, almeno al mio naso, eh? Io parlo ovviamente delle mie percezioni personalissime. È stato lanciato sul mercato nel 1987, quindi è un bel vintage di quelli tosti. In testa troviamo il galbano o galbano che dir si voglia. La calendula, la prugna, il caprifoglio e la fresia. Al mio naso arriva tantissimo il caprifoglio, la fresia e la prugna che gli dà questa nota iniziale di dolcezza. Nelle note di cuore ci sono la noce moscata, il garofano, il pepe, l'ylang-ylang, la gardenia e la rosa. Sento tantissimo la noce moscata, il garofano, il pepe, l'ylang-ylang. Quindi dolcezza su dolcezza più aromi e spezie varie. Veramente top dei top, buonissimo questo profumo. Nelle note di base troviamo l'ambra, il sandalo, il patchouli, la vaniglia e il muschio, quindi orientale, orientalissimo, molto elegante, raffinato. Io lo ripeto, secondo me, secondo la mia opinione personale, è un passepartout per tutte le stagioni. Volevo aprire una parentesi, proprio l'altro giorno, anche nel mio gruppo Facebook, si parlava di persistenza. È una ragazza. Ha detto una cosa con la quale io non sono d'accordo. Scrisse che lei la persistenza la trova soltanto nell'eau de parfum e nei profumi di nicchia. Secondo me è un discorso un po' troppo limitato, secondo me. Perché in profumi eau de toilette come questo, vintage, la persistenza è altissima. Io indosso questo profumo dalle 11 circa di stamattina e sono quasi le 5. E sono sicura che me lo sentirò addosso ancora per molte ore, come quella sera questa signora l'ha tenuto addosso tutta la sera, col caldo, col sudore. Insomma, metà luglio faceva veramente caldo e questo profumo le stava veramente da Dio, proprio buono. Io l'ho indossato appunto stamattina, tarda, comunque lo sento ancora sulla maglietta. Oggi fa caldo e tra l'altro sta benissimo anche con una temperatura alta come questa. Secondo me, ecco, è un mito da sfatare quello della persistenza soltanto nell'eau de parfum, nei profumi di nicchia. Io ho dei profumi di nicchia che non ricomprerò assolutamente, non faccio il nome, cioè che vengono tanto vantati perché sono nicchie di profumi super blasonati che hanno mezz'ora di persistenza. Cioè, io un profumo non vado a spendere prima di tutto quei soldi per un profumo che mi dura 10 minuti, come invece hanno sostenuto alcune persone di vari gruppi che se non è nicchia non sono fragranze. Io non sono assolutamente d'accordo. Come sapete, io ho profumi che vanno dai 3 euro in su. Ecco, questo su Casa del Profumo attualmente viene venduto come tester originale, già controllato il batch code, a circa 23 euro. Io su Casa del Profumo acquisto spesso perché mi trovo bene per i prezzi bassi e onesti e trovo tutte cose originali, ottime, ben conservate. Quindi, questo è stato il mio mini video su questo Moschino Femme con questa bandiera italiana che non se ne sta ferma. Voglio incollarla perché comunque mi piace questa bandierina, la incollo qua dietro. La scatola è la scatola che ormai ho buttato dei tester, quella bianca, senza, non si chiude neanche normalmente, si va un po' a incastro intorno e lo metterò al chiuso, purtroppo non lo posso esporre perché non ha la scatola. Comunque, veramente 10 e lode a questa fragranza che vi ripeto ricorda tantissimo il Must di Cartier e Obsession di Calvin Klein. Questo è un eau de toilette comunque storico perché comunque me lo ricordavo quando andavo in discoteca negli anni 70, no, negli anni 70 ero ancora piccola, negli anni 80, negli anni 90, quando andavo alle rotonde. Ecco, ricorda anche la fragranza di Dolce & Gabbana da donna, quella nella scatola di velluto rosso, che ormai è diventato introvabile. Io ce l'ho,
perché c'è una profumeria a Vigevano che si chiama Fratelli Bonelli che vende ancora i profumi vintage. Quindi, se fate un giro dalle parti di Vigevano in provincia di Pavia, c'è questa profumeria Bonelli che si trova in via d'Avalos, che vende i profumi vintage. Non so se è aperta di sabato, perché prevalentemente è un negozio che vende prodotti per parrucchieri. Quindi, se voi andate a farvi un giro di sabato a Vigevano, potreste trovarla chiusa, però potreste trovare aperto sicuramente l'emporio del mio amico Roberto, che invece si trova in via Ludovico il Moro numero 1. Il negozio si chiama Ok, il prezzo è basso. Come vi ho detto varie volte, è un emporio che vende di tutto e di più, dai giocattoli agli articoli per la casa, abbigliamento, e ha questa nicchia, nel senso proprio di nicchia, di angolo, dove ha le fragranze sia nuove che vecchie e ha tantissimi, tantissimi vintage e anche profumi di nicchia, però questo non lo so se ce l'ha. Io l'ho trovato in casa del profumo e l'ho accaparrato subito. Quindi 11 minuti di video mi sembrano più che sufficienti per parlarvi di questa fragranza, che ripeto è Moschino Femme. Sono strafelice di averla trovata, di averla pagata poco soprattutto. E me lo godrò alla grande perché è veramente un profumo che desideravo e che è veramente fantastico per tutte le stagioni. Un po' indicato per le persone non troppo giovani perché è un profumo abbastanza sensuale, abbastanza complesso, ecco, diciamo nel suo insieme. Vi saluto, vi ringrazio, vi darò un grandissimo bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Da Antonella è tutto, alla prossima. Ciao!